Ciao Alvise. Ciao Martino, benvenuto all'ITIS Molinari di Milano. Stiamo completando il cortometraggio. Vuoi parlarci di cosa si tratta? Sì, è per il concorso Tempi Moderni, la nuova energia. Sono venuto a vedere come procedono i lavori. Ottimo, allora ti presento il cortometraggio che hanno realizzato Il sole fino all'ultima goccia. Che cosa serve quella centralina là? Quella lì è la centralina meteo. Vedi, quello nero è il pluviometro. Beh, potremmo provare a costruirne una anche noi. E questo? Come lo alimentiamo? Con un seguitore solare. Il pluviometro ci consente di misurare i millimetri d'acqua piovana per unità di superficie. Ah, raga, sguido. Posso offrirti qualcosa? No, niente, grazie. Cosa fai questo weekend? Io vado in montagna, mi hanno detto che la neve è stupenda. No, io devo restare qua, però ho detto che siamo ancora lontani dalla fine del progetto, devo fare tutta la parte sul bilancio energetico. Ti dirò, non mi fido molto di quello che dice il prof, secondo me la realtà è un'altra. Cioè? Il motore del pannello solare non consuma energia? Sì, credo di sì. Secondo me tutta l'energia che accumuliamo se ne va nel motore, quindi il nostro lavoro non serve a niente. Cosa stai dicendo? Il prof ha detto che fanno così in tutto il mondo. Ma comunque con l'Abiu si può fare proprio di tutto, si può anche disegnare. Vedi, costruiamo una tabella di numeri che va da 0 a 255 e lui ci ha disegnato un encoder assoluto 8 bit del diametro che vogliamo noi. Ma proprio da solo? Vabbè, chiaro, ci devi mettere del tuo, vedi? Questo è il programma. Cosa ne pensi? Troppo complicato, mi gira la testa. Vabbè, dai, stampiamolo. Scusate ragazzi, potete abbassare il livello della musica che dobbiamo fare un lavoro importante? Ma noi dobbiamo preparare il saggio di fine anno. Allora dateci una mano a montare la base per il nostro filmato. Va bene, senti questo pezzo se ti piace. Questa base è troppo grande per entrare nella macchina. E che dimensione hai usato? 100x160. Ma devono essere millimetri, non centimetri. Questa sì che è una scheda da 160x100 millimetri. Non c'è da fidarsi di quelli di quarto. Senti Andre, ma da quant'è che non carichiamo le batterie? Hai ragione, un bel po' che non le ricarichiamo. Chissà quando riusciremo a non usarle e usare la luce solare. Il problema è che alle batterie non possiamo rinunciare. La luce del sole l'abbiamo soltanto di giorno e il pluviometro deve funzionare anche di notte. Ciao ragazzi. Ciao. Mi ricordo che il prof ci ha spiegato una volta che l'asse terrestre è inclinato e quindi per ottenere di più dalle raggi solari dobbiamo inclinare di 45 gradi in modo che il pannello solare insegua sempre i raggi solari e quindi li prenda sempre. Vabbè, ora proviamolo. Ma perché non funziona? Vediamo un attimo. Ma qua manca qualcosa. Ma ve l'avevo detto, mancano due componenti. Il 74136 si usa solitamente per fare i sommatori binari, ma noi li useremo per convertire il codice binario grey in codice binario puro. Ah, non lo sapevo. Anche noi al liceo abbiamo studiato i sommatori, però li abbiamo visti solo con un software di simulazione. Vabbè, ma voi del liceo le cose le vedete solo in simulazione, a noi invece piace provarle realmente. Cosa vorresti dire, che non capiamo niente? Sì. Guarda che noi utilizziamo un linguaggio di programmazione che ci permette di analizzare problemi concreti e quindi abbiamo bisogno di una grande capacità di astrazione. Ragazzi, non è il momento di litigare, l'ITIS è l'ITIS, il liceo è il liceo. A proposito, che linguaggio di programmazione è? LabVIEW. Ragazzi, arriva Eugenio, speriamo che abbia trovato LabVIEW. I componenti. Ciao ragazzi. Ciao. Non ho trovato i componenti. Ho girato tutta la città, ma niente. Qua non funziona niente. Possiamo anche buttarlo. Ah, questi elettronici. Vorresti imparare a passare dalla logica cablata a quella programmata. Scommettiamo che in 2 minuti ti faccio un programma che sostituisce i vostri componenti. Guarda. Mentre quelli litigano e girano a vuoto, il genio ha già preparato un programmino che sostituirà il loro cavolo di componenti.
Eccolo qua. Ci voleva tanto. Sono o non sono un genio? Utilizzando gli inseguitori solari possiamo ridurre la superficie dei pannelli. Così ottimizziamo i costi, catturando la stessa energia.